Buonasera a tutti, buonasera a chi ci seguirà sulla pagina di Sicilia 5 Stelle, un buonasera lo diamo ai miei colleghe Roberta Schillaci e Jose Marano, ma un Ciao. particolare piacevole benvenuto lo diamo a Dino Giarrusso, parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie, ciao a tutti voi. Grazie a te per essere qui con noi in questa diretta Facebook con i nostri concittadini, conterranei siciliani. Abbiamo tanti temi caldi in questo momento e avremo anche il piacere di poter interagire con chi ci segue e che vorrà lasciarci qualche commento. Noi vi ascolteremo, vi leggeremo, anzi, vi leggeremo e cercheremo di darvi pure qualche risposta. Iniziamo dai temi caldi del momento, e il tema più caldo di tutti in questo momento è quello che vede una situazione abbastanza scandalosa. È venuta fuori la notizia, ma noi già come gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle avevamo i nostri dubbi e li avevamo espressi più e più volte. È venuto fuori il dato che per quanto riguarda i dati dei malati di coronavirus attuali, o anche questo però ci fa pensare che anche nel tempo erano sbagliati, attualmente non sono 805 ma 153. Cioè, la regione siciliana ha sbagliato i dati. Di questo fatto noi avevamo chiesto già due spiegazioni con due interrogazioni parlamentari, delle quali una è stata autrice la nostra collega Iose, alla quale già subito buttiamo lì la palla, passiamo la palla e chiediamo qualche ulteriore considerazione. Sì, io avevo fatto appunto l'interrogazione non appena ho avuto la notizia. Chiaramente a questa interrogazione non mi è stata data ancora risposta, perché dovete sapere che le risposte agli atti parlamentari arrivano, se arrivano, dopo 10-12 mesi. Quindi chiaramente la nostra attività parlamentare si blocca sempre e non abbiamo risposte subito, immediatamente, perché i tempi dell'ARS sono questi. È chiaro che ciò fa pensare un attimino, ma nelle mani di chi siamo? Perché dico, se non c'è corrispondenza dai dati dell'ASP e quelli alla regione, capite bene che i siciliani si fanno una domanda e si chiedono, e io me lo chiedo da siciliana, ma nelle mani di chi siamo? Perché chiaramente sulla gestione del coronavirus in questi mesi c'è molto da dire e ne abbiamo dette sicuramente tante in queste settimane, perché la gestione è stata abbastanza contraddittoria, arriva la contraddittoria da parte del governatore Musumeci, tante cose sono state fatte in ritardo. Io ricordo che a proposito di tempistiche, feci la prima interrogazione il 24 febbraio, quando ancora in Sicilia non c'erano casi di Covid e in Lombardia la situazione già cominciava ad essere un po' pesante, per dire come volete gestire questa emergenza, come volete gestire i transiti dello stretto di Messina, avete previsto di un Covid hospital per tutti, per far confluire tutti quanti i malati di Covid in questi unici ospedali dedicati a questa problematica? Figurarsi, a questa interrogazione mai manco risposta. Quindi oggi cosa sappiamo? A parte che è stato arrestato chiaramente il commissario che gestiva l'emergenza, ma questa è una già Nominato da Musumeci. l'abbiamo saputo qualche Nominato da Musumeci. settimana fa. Dico, Ricordiamo. nominato da Musumeci, è arrestato, quindi oggi incongruenza tra i dati. Ragazzi, cioè, ditemi voi se è normale che dobbiamo subire tutto ciò, è Io impensabile. vorrei anche Posso dire una aggiungere. cosa, Sì, Roberta, sì. introduco il tuo intervento interrompendovi per 30 secondi, perché noi ci eravamo sentiti in quel periodo con Iose e effettivamente io ho fatto un'interrogazione molto simile al Parlamento europeo il 26 febbraio, mi sembra, dove chiedevo a tutti i paesi europei chiarezza, anzi chiedevo veramente uno standard unico dove fossero obbligati tutti gli stati membri a dare il numero di test effettuati, il numero di tamponi, il numero di positivi e il numero di morti corretto. E purtroppo ancora oggi vi devo dire
a augurarmi di un unico, di un'unica task force anche per la comunicazione, perché era il periodo in cui ancora su questo virus non si capiva niente e ognuno diceva la sua. Quindi io avevo chiesto alla comunità europea se servi, insomma, ad aiutare i cittadini, diamo notizie precise, sicure. Ebbene, a distanza di diversi mesi, quando poi è esploso tutto quello che sappiamo, volevo dire questo a voi colleghi che lavorate in Regione Siciliana: sappiate che sulla chiarezza dei numeri non c'è a oggi dato certo, cioè la Germania continua a insospettire molti altri paesi europei, non soltanto noi italiani, perché avrebbe avuto una quantità di morti per polmonite dichiarati tali e quindi non da Covid, che sono eccezionali, e quindi ci sono sinceri dubbi su come si siano comportati alcuni stati membri, sia dal punto di vista dell'attenzione alla prevenzione, il Belgio ha commesso molti errori, sia poi dal punto di vista dell'onestà rispetto agli altri cittadini d'Europa e del mondo, perché poi questo influisce, come sapete, sul turismo, sull'agricoltura, sulle esportazioni, su tanti altri settori della vita economica. Ecco, volevo dirvi che anche in Europa su questo non siamo andati bene, almeno finora. Noi Certo, ma poi. abbiamo, Roberta, ti sto passando la palla. Noi, guarda, Dino, abbiamo apprezzato anche il tuo intervento in questo tema, perché qui in Sicilia sul tema tamponi abbiamo avuto dei problemi enormi, a cominciare da quei primi pochissimi tamponi che venivano eseguiti solamente in due presidi e non in tutti, ed era una follia. Poi abbiamo chiesto più e più volte di allargare e finalmente l'hanno allargato. Ma il problema non è della sanità in Sicilia, come ben sapete, come dobbiamo informare anche di chi ci segue, non sono solo questi. Roberta in questi giorni ha denunziato pure un altro problema, grossissimo, enorme, ancora oggi, a mesi e mesi dall'emergenza. Vai Roberta, dici un po'. Sì, ho fatto un intervento proprio in aula questa settimana perché veramente siamo ad un declino del sistema sanitario pubblico, perché si spendono veramente cifre incredibili per appalti di manutenzione. Io leggevo cifre di 126 milioni per 126 mila euro per fare appalti di manutenzione, per appalti di pulizia, e non ci sono, diciamo, i dispositivi di protezione individuale ancora oggi, personali, come le mascherine, come i guanti. E la cosa pazzesca, mi hanno segnalato addirittura pazienti che sono dovuti tornare indietro per la mancanza di cerotti. Ma di cosa stiamo parlando? Noi abbiamo assistito a un declino lento, inesorabile, grazie ad un definanziamento che c'è stato del sistema pubblico sanitario ad avvantaggio del sistema privato, e questo ha comportato, e lo vediamo oggi diciamo in piena pandemia e anche nella fase successiva all'emergenza. Abbiamo assistito ad un divario sempre più grande di classi sociali ed è per questo che ieri sono stata invitata all'inaugurazione di un ambulatorio popolare nel centro storico di Palermo, nei quartieri della Cala e del Mercato del Capo, che è un primo presidio, una cosa secondo me fondamentale, che servirà non solo a decongestionare le strutture pubbliche. Ecco, voi vedete la foto di ieri di questa specie di convegno all'aperto che abbiamo fatto, perché proprio l'emergenza Covid ha fatto venire fuori questa situazione, questa emergenza. Le classi sociali più deboli saranno sempre più fragili, non avranno possibilità di accedere alle cure, e questo, diciamo, viene anche tradito l'articolo 32 della Costituzione, che non dà la possibilità appunto di accedere alle cure. Ma si deve lavorare moltissimo sulla prevenzione. Infatti io sono stata, diciamo, ero molto, ho fatto un plauso ad una ragazza che all'interno di questo ambulatorio, di questo spazio pubblico, è stata aperta anche una palestra popolare, perché così si dà la possibilità a queste fasce di popolazione di avere un posto di aggregazione sociale, grazie allo sport. Perché lo sport sappiamo che è salute, lo sport previene tutta una serie di malattie anche cardiovascolari o come il diabete,
e soprattutto è un potente strumento di integrazione sociale. Quindi dobbiamo lavorare a 360 gradi, non solo, Giorgio, e a te passo la palla, dobbiamo far uscire la politica dalla sanità, perché è uno di quei settori fragili che diciamo noi non possiamo sottostare, anche voi sapete benissimo che abbiamo avuto degli arresti eccellenti in quest'ultimo periodo, in questo settore, e questo sta a dimostrare che la politica non deve determinare e deve diciamo guidare questo settore, e soprattutto dimostra un'altra cosa, che la politica non esiste né destra né sinistra, ci sono delle lobby di potere che sono trasversali e che toccano deputati, non toccano neanche i partiti, ci sono deputati che si mettono a disposizione di queste lobby e di questi poteri forti. Ecco perché gente come Damiani o anche come Candela lo avevamo nel governo Crocetta e lo avevamo ancora ed era rimasto ancora oggi nel governo Musumeci. Questa è una vergogna. Ed era rimasto con un incarico prestigioso, proprio quello di fare il commissario per l'emergenza Covid. Dino, tu l'hai ovviamente seguita questa vicenda. Io mi chiedo, nel resto del mondo, come l'hanno vista, nel resto d'Europa in questo caso, come l'hanno vista situazioni simili che sono assurde? Noi, io lo dico spesso quando capita, anche sia nelle dirette, che a causa del Covid sono diventate un appuntamento quotidiano, ma anche quando capita di andare in TV o di scrivere o di parlare con dei giornalisti. Noi non ci dobbiamo mai dimenticare, dovremmo spiegare a tutti i nostri concittadini, al di là che siano o meno simpatizzanti del movimento, il fatto che nel resto d'Europa, diciamo, la soglia di tolleranza rispetto alla corruzione è infinitamente più bassa della nostra. Cioè, nel resto d'Europa è storia nota, un ministro tedesco ha finito la sua carriera perché si è scoperto che avesse copiato uno o due paragrafi della sua tesi di dottorato. Ecco, quello è il livello di sensibilità. Una importante promettente politica svedese ha finito la sua carriera politica perché accettò una scatola di cioccolatini a Natale da un'azienda che in qualche modo poteva essere coinvolta nelle sue decisioni, poteva avere una sorta di conflitto di interesse per una scatola di cioccolatini. Ecco, faccio questi esempi non per fare, come dire, clamore, ma perché dobbiamo renderci conto della differenza che c'è fra gli altri paesi europei. Quando parliamo di efficienza, quando parliamo di efficienza della sanità, della cosa pubblica, degli appalti, delle strade, delle ferrovie, dei ponti, che, ecco, se fosse crollato un ponte in altri paesi europei, ci sarebbe stata, secondo me non poteva crollare proprio perché in altri paesi europei non si danno quelle concessioni che noi abbiamo, ci siamo ritrovati. Sia Danilo Toninelli, quando era ministro, ha affrontato bene questa cosa, e oggi, anche se non c'è più Danilo, insomma, sappiamo bene con quanta attenzione il governo Conte si sta valutando questo. La sanità, di tutti questi aspetti, è quello più danaroso, perché è quello che costa, Giorgio, tu lo sai, che costa di più, in particolare alla regione siciliana, ma a tutte le regioni e allo Stato. E da quando in maniera scellerata si è scelto di delegare la sanità, buona parte della sanità, alle regioni, questi fenomeni di corruzione o di malversazione, di spreco, si sono moltiplicati, perché ci sono più posti di potere, più poltrone di comando ben pagate, e siamo arrivati, diciamolo Giorgio, diciamolo Roberta, Iose, questo signore che è stato arrestato non è che semplicemente è sospettato di aver preso tangenti, cose, questo lo vedremo, ci sarà una sentenza, non, a me neanche mi interessa da un punto di vista penale come finirà. Mi interessa che al telefono qualcuno che dovrebbe far funzionare la sanità diceva: la sanità è un grande condominio e il capo condominio sono io. Questo atteggiamento è davvero malavitoso, permettetemi di dirlo, è davvero il contrario di quello che dovrebbe succedere, e questo non sarebbe possibile in nessun altro Stato europeo, oppure, perché la corruzione esiste dappertutto, quando venisse scoperta una cosa del genere in qualunque altro Stato europeo ci sarebbe una sollevazione popolare e tutti i politici, senza, come dire, divisioni, direbbero: questo va emarginato, questo lo mettiamo da parte. Questa è la differenza fra noi e altri paesi europei, dove commettono errori, dove esiste la corruzione, dove, come ho detto prima, sul Covid sono state fatte sia errori di valutazione, come in Gran Bretagna e Spagna, sia errori. La Gran Bretagna è appena uscita dall'Europa e poi è entrata nel Covid, perché Boris Johnson ha sbagliato totalmente, la Svezia ha sbagliato, la Spagna ha grandi difficoltà, la Francia. Però quando qualcuno è responsabile paga. Da noi
la grande differenza è che c'è un sistema politico. Tu prima, Roberta, citavi, dicevi che la sanità deve essere separata dalla politica, ma la cosa incredibile, c'è un documentario che si chiama La mafia è bianca, che è stato girato credo una ventina di anni fa, che io consiglio a tutti i nostri spettatori di vedere, di condividere, perché si trova, insomma, si trova online. Perché ricorda come sia Cuffaro che Lombardo sono stati due presidenti della regione siciliana, entrambi medici, ed entrambi avevano un certo tipo di atteggiamento rispetto alla gestione della cosa pubblica. E noi questo atteggiamento come siciliani lo paghiamo tutt'ora. Assolutamente. E io volevo infatti comunicare anche ai cittadini che proprio grazie a questi ultimi episodi di cronaca relativamente al settore della sanità, proprio questa settimana abbiamo aperto e abbiamo fatto le prime audizioni e abbiamo aperto l'inchiesta, un'inchiesta di indagine sulla sanità in Commissione Antimafia regionale. Quindi guarda, qualsiasi cittadino c'ha da fare qualche segnalazione lo faccia pure, perché ne vedremo sicuramente delle belle. Per chiudere questo tema, diamo qualche altra informazione che può essere gustosa. Un paio di settimane fa abbiamo ascoltato il vicepresidente della regione siciliana, Armao, che ci ha riferito a noi capigruppo che il Damiani, lui l'ha voluto togliere dalla CUC, unica di committenza, perché lo riteneva sospetta l'idea del fatto che questa persona, dipendente di un ASP, andasse a lavorare due volte la settimana a gratis alla centrale unica di committenza. Questo l'ha fatto il vicepresidente Armao, però il suo presidente, l'assessore alla salute, lo hanno nominato in un'altra azienda, l'azienda ASP di Trapani. È una cosa assurda, vi direte. Ecco, questa sarà una delle altre cose che chiederanno. È un classico. Guardate, solo per chiudere il tema della sanità. La sanità in Sicilia rappresenta il 50% del bilancio di questa regione. Esatto. 2 miliardi e mezzo su 18 miliardi e qualcosa di bilancio totale. Una cosa, abbiamo l'opportunità di avere qui Dino. Cominciamo a chiedergli qualche cosa di politica europea e internazionale. Sul caso Floyd, che ha visto l'America e gli Stati Uniti accendersi su questo tema, come si sta comportando l'Unione Europea, il Parlamento Europeo? Diciamo che è molto grave secondo me quello che è successo. In questi giorni abbiamo votato delle mozioni di condanna rispetto a quel tipo di violenza e naturalmente, come dire, visto che tutto il mondo ha avuto come reazione una grande sensibilizzazione rispetto alle tematiche legate alle discriminazioni razziali e non solo razziali, perché poi diciamo, è il caso Floyd è terribile, un uomo che è morto, io non sono riuscito a vederlo, vi dico la verità, quel video di quel signore, me l'avevano mandato, visto l'inizio, i primi due secondi, poi l'ho staccato perché mi faceva davvero impressione, ma insomma sappiamo tutti cosa è successo, non è un caso isolato, un uomo di colore che viene in qualche modo addirittura aggredito da agenti delle forze dell'ordine, però la risposta del mondo è particolarmente forte, in Europa abbiamo votato delle mozioni, dicevo, che condannano questo tipo di atteggiamenti e che promuovono l'assoluta integrazione razziale, diciamo, tutto quello che può riguardare una corretta relazione con persone provenienti da ogni angolo del mondo, di ogni orientamento religioso, sessuale, eccetera. E la Lega e Fratelli d'Italia non l'hanno votata. E questa è una vergogna, mi permetto di dirlo, non è un attacco politico, la solita speculazione, è una vergogna vera, perché ragazzi, se neanche su questo si riesce a essere uniti, mi cadono le braccia. Noi abbiamo bisogno di capire, proprio per difendere, perché qualcuno dice no, noi siamo italiani, allora dobbiamo difendere l'italianità, esattamente il contrario. Abbiamo bisogno di avere un rapporto intelligente con tutti i cittadini del mondo e questo lo si ottiene solo essendo pienamente consapevoli di quanto sia nocivo il razzismo, di quanto sia nociva ogni forma di discriminazione rispetto al nostro futuro, al futuro dei nostri figli, al futuro anche economico, sociale,
della qualità della vita di ciascuno di noi. Incredibile, io sinceramente non me lo aspettavo, l'ho appreso, vi dico la verità, l'ho appreso dalle agenzie di stampa, perché adesso poi votiamo in Europa, essendoci il Covid ancora, votiamo poi diciamo in formato informatico, non possiamo votare come era prima e come sarà, mi auguro, quando è finita l'emergenza, semplicemente schiacciando il bottone, dobbiamo scaricare una mail, stamparla e fare tutta una serie di procedure, quindi il voto si sa com'è andata qualche ora dopo, e ho letto queste agenzie, sinceramente sono estremamente stupito, è una cosa che mi addolora e che ha colpito anche altri in Europa e non soltanto noi. Sì, immagino davvero. Per ritornare ai temi siciliani, sto leggendo nel frattempo tutti i commenti che arrivano, mi hanno colpito diverse domande. Come? Ho letto diverse domande, magari proviamo a rispondere. Iniziamo a dare qualche risposta, esatto. Soprattutto, innanzitutto voglio fare una cosa, c'è un commento importantissimo che abbiamo prima evitato di farlo, ma adesso dobbiamo dare la prima risposta a lui, a chi ci ha chiesto di ringraziare gli operatori sanitari e ai medici, gli infermieri, gli OSS, tutti quelli che hanno lavorato in questo periodo di emergenza. Noi dobbiamo dargli un immenso grazie, perché in questo periodo di emergenza, ecco, vedete, semplicemente grazie a voi, perché in questo periodo così difficile, in un periodo in cui siete stati senza opportuni dispositivi di protezione individuale, nella confusione più totale determinata da questa regione siciliana, dall'assessore, da questo governo, voi avete saputo tenere la barra dritta con la professionalità che contraddistingue. Io vi posso dire tranquillamente, io nella precedente vita sono il dipendente di un ASP, vi posso assicurare che le professionalità che ci sono all'interno dei nostri ospedali, degli ospedali siciliani, non temono nessun confronto con nessun'altra sanità d'Italia. Abbiamo dei professionisti seri, purtroppo non sono messi nelle condizioni di lavorare. Ora, un'altra delle domande era perché stiamo cercando in Sicilia di importare il modello lombardo sulla Areu. Diciamolo che il modello Lombardia non è replicabile. Dimmi, Jose. Noi sorridiamo, però attenzione, sorridiamo per non piangere. Non piangere, diciamolo, chiariamolo. Il modello che ci vogliono imporre adesso dell'Areu di Lombardia lo stiamo criticando continuamente in Commissione Salute. Fino a mercoledì scorso abbiamo contrastato questo disegno di legge che vorrebbe l'istituzione di un'azienda regionale, mentre basterebbe sistemare quello che è un modello che funziona. Io porto sempre un esempio di una ragazzina che è deceduta di Brescia, deceduta un paio di anni fa, a causa della cattiva organizzazione dell'assetto lombardo. Una ragazzina che è rimasta sulla strada per un'ora e mezza in attesa di un'ambulanza medicalizzata. Questa cosa, paradossalmente, nella Sicilia, che non ha risorse economiche che ha la Lombardia, una cosa di questa non sarebbe successa. La ragazzina di Brescia in Sicilia sarebbe viva. Sarebbe viva. E qui ci vogliono imporre un modello che non esiste, che ha mostrato tutte le sue falle, pur essendo pieno di soldi. Faccio una domanda io a voi, ragazzi, che siete all'ARS, ma questa scelta di Musumeci, davvero singolare, può essere una sorta di cambiale politica? Perché Musumeci ha preso un assessore alla cultura, identità siciliana, leghista, peraltro che ho letto delle cose sull'SS, insomma, lasciamo perdere proprio. Adesso ci impone questo modello lombardo proprio in una delle cose in cui la Lombardia non funziona bene, sai, la Lombardia ha tante efficienze, proprio quella in cui non funziona bene ce la vuole imporre, ma sta pagando delle cambiali a Candiani, che succede? Mi sa di sì. Vai Robby. Sì, infatti, questa è una cosa appunto che va attenzionata e non... E tra l'altro io non credo che la Lega sia tanto radicata in questo territorio, ricordiamocelo, la Lega non ci ha risparmiato colpi a noi come siciliani, assolutamente, quindi diciamolo a casa tutto questo, non possiamo... Allora, cioè il sistema Lombardia ha delle eccellenze che non possiamo sicuramente non riconoscere, ma ha fallito in quello che è un sistema territoriale,
che invece è quello che noi abbiamo mantenuto e che dobbiamo assolutamente difendere. Quindi non dobbiamo assolutamente importare, come dicevate voi, dei sistemi che non sono sicuramente da replicare per fare il favore a qualcuno lassù. No, cioè questa cosa la dobbiamo assolutamente difendere. Assolutamente. Dino, a livello... Sì, perdonami Jose, Dino, per rispondere a livello politico, per chiarire anche chi ci segue, guardate, vi voglio far capire, all'interno dell'Assemblea regionale siciliana si è costituito il gruppo parlamentare della Lega, e lo sapete che è stato fatto inizialmente da 4 deputati che erano ognuno di una provenienza partitica diversa. In pratica hanno semplicemente gli altri partiti della maggioranza messo un cappello su questa Lega, ma già comincia a perdere i colpi perché uno di questi 4 è rientrato. Sì, è certo. Jose, perdonami. Stavo dicendo il fatto che comunque ogni siciliano quando sente Lega, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro, può impazzire. Io quando ho sentito della notizia dell'assessorato all'identità e beni culturali a uno che praticamente appartiene alla Lega, sono intervenuto in aula che proprio veramente mi sono assolutamente incavolata in maniera allucinante, perché è una questione proprio di dignità, ragazzi, cioè abbiamo ricevuto e tutti i siciliani sono indignati. Ricordo che in quei giorni ho ricevuto tantissimi messaggi e noi abbiamo cercato di portare la voce di tutti i siciliani dentro il Parlamento siciliano e a dire a noi non sta bene, perché ragazzi a noi non sta bene, chiaramente l'ha messo Musumeci, noi più di denunciare, ribellarci, fare degli interventi, fare mozioni di sfiducia quando vogliamo e chiediamo di mandare via un assessore, non possiamo fare, ma non staremo mai zitti, perché è inaccettabile. E tra l'altro diciamolo che i beni culturali sono il settore più strategico che ha questa Sicilia. Infatti sì. Quello che noi dobbiamo assolutamente evitare è che il nostro patrimonio culturale venga esportato, venga messo un vessillo da parte di chi che sia sul nostro patrimonio culturale, che in questi giorni già sta subendo in quinta commissione degli attacchi non indifferenti, con un disegno di legge che tende a diciamo a svilire le competenze delle sovrintendenze, che invece hanno garantito un patrimonio culturale secolare. Quindi che ha fatto incavolare tutto il mondo della cultura. Questo è il nostro... Infatti c'è un manifesto che ha raggiunto 5.000 firme raccolto nei confronti di questo disegno di legge. Diciamolo, noi non eravamo con gli altri componenti della quinta commissione di cui io faccio parte, non eravamo sicuramente d'accordo a portare avanti questo disegno di legge, ma sappiamo benissimo che il Parlamento ha scelto di intervenire sul settore dei beni culturali e quindi noi stiamo cercando di fronteggiare dei colpi con diciamo degli emendamenti, ma abbiamo deciso che una volta esitato il testo finale faremo una sorta di sessione con tutto il mondo della cultura, gli esponenti più autorevoli, i sovrintendenti, i presidenti di associazioni culturali, i bibliotecari, gli archivisti, tutto il mondo della cultura, proprio per vedere di riuscire a fare un disegno di legge che possa fare meno danni possibili. Dino, approfitto della domanda che ci ha posto Vittorio Seminara, e sono sicuro che tu avrai letto, che ci chiede se è vero, se è vero che è stata minacciata di morte la ex ministra della salute Giulia Grillo. È vero, ha ricevuto proprio. Sì, purtroppo. E le mandiamo la nostra solidarietà. Chiaramente esprimiamo tutta la nostra solidarietà, non vi nego che a me questa cosa è capitata molte volte. Sono sincero, anche da prima che io decidessi di fare politica, di candidarmi con il movimento, ero già iscritto, mi sono candidato recentemente, anche quando facevo le Iene capitava che magari si attaccavi determinate forze, ti arrivavano questi messaggi sui social, e io avevo sempre scelto finora di non...
come di non parlarne perché pensavo che si facesse pubblicità. Devo dire la verità, ho cambiato idea, perché si è arrivati a un livello di violenza troppo alto. È successo a Luigi Di Maio qualche settimana fa e tutti abbiamo espresso solidarietà, lo stesso naturalmente va a Giulia Grillo e va a tutti, lo direi nello stesso identico modo se queste minacce fossero rivolte anche a esponenti di altri partiti. La politica è dialettica, scontro anche forte, non dobbiamo vergognarci di attaccare chi lo merita, ma mai con questi termini, in questi toni, perché diventa odio, diventa guerra civile, non è più politica, non è più confronto, ma è minaccia, e purtroppo di minacce ce ne stanno arrivando tante. Io sto leggendo molti, scusatemi se mi permetto un piccolo escluso, sto leggendo molti messaggi, molti sia siciliani che di altre regioni, in particolare ho visto della Campania, eccetera, dice ma è arrivata la troica leghista in Sicilia, si è infiltrata la Lega in Sicilia. Ecco, noi facciamo opposizione in Sicilia e invece siamo per fortuna al governo nazionale, facciamo opposizione in tutte le regioni perché non c'è il Movimento 5 Stelle alla guida di nessuna regione. Però questa domanda mi ha fatto riflettere, perché l'avanzata della Lega al Sud, secondo me, deve anche far riflettere tutti noi. Se la Lega, che ha insultato per anni i campani, i siciliani, i pugliesi, i calabresi, eccetera, eccetera, i sardi, i lucani, vorrà dire che è rimasta vuota un'offerta politica, talmente vuota che i cittadini hanno creduto anche a chi li insultava fino all'altro ieri. Significa anche che c'è poca attenzione alla memoria storica in politica e forse qualche infiltrazione è arrivata anche fra noi. Avete parlato di minacce, perdonatemi se lo dico, ma io non accetto che Gianluigi Paragone, che era un leghista, il direttore della Padania, che è entrato nel movimento accolto da tutti, a partire da me, che ci ho creduto sbagliando e me ne pento e lo dico ogni giorno che ho sbagliato, non accetto che Gianluigi Paragone dica a me, a Beppe Grillo, a tutti voi, vi verremo a prendere casa per casa. Non si fa così, questa non è politica, questa è una minaccia schifosa. Puoi dire non vi voteremo più, puoi dire ci avete deluso, puoi dire quello che vuoi, ma vi verremo a prendere casa per casa? No, perché poi magari qualcuno ci viene e la gente lo sa dove abitiamo e magari qualcuno ci viene davvero. La gente qui a Roma, Virginia Raggi, ha dovuto avere la scorta, in questo momento mi trovo a Roma, perché abbiamo un problema, si è bloccato il collegamento di Dino. Io ne ho persone, eccolo. E quindi mantenere la politica su altri binari, condannare a chiunque siano rivolte queste minacce e stare attenti, fare una riflessione anche interna al movimento, perché la Lega è riuscita a prendere piede anche al sud. Noi siamo rimasti forti al sud soprattutto, però anche alle europee, anche alle nazionali, dove abbiamo fatto dei risultati eccezionali, la Lega ha iniziato anche ad arrivare qui. Ed è strano e singolare, dobbiamo chiederci come mai, forse dobbiamo fare una riflessione politica ampia anche rispetto al futuro, sul come arginare questa avanzata, perché io non credo affatto che la Lega possa mai fare gli interessi dei siciliani, non ci credo. Secondo me è come dire, è una colonizzazione che non porterà a nulla di buono e dobbiamo fermarla. Risulta come una contraddizione in termini, quasi. Assolutamente. Cambiamo completamente argomento e ne approfitto per rispondere a Giuseppe Notaro, che ci chiede che questo martedì la Commissione Speciale Regionale al Raggiantaggismo ha varato la versione definitiva. Confermo che questo testo è un testo abbastanza buono, innovativo rispetto a quello che c'era in Sicilia. Finalmente forse riusciamo a dare una risposta concreta ai problemi dei nostri amici animali, amici a quattro zampe, animali che vanno in giro e che sono randaggi, sono liberi. Io più che chiamarli randaggi li chiamo animali liberi. Finalmente una soluzione. Questa è una soluzione che viene dal Parlamento regionale e voglio specificarlo questa cosa, perché siamo fuori dal Parlamento e non dal governo. Questo è molto importante. Ci sono altre domande? C'è un ragazzo, c'è un signore, non ricordo il nome, che ha scritto: la Lega ha ingannato i siciliani. Io faccio un appello a tutti i siciliani, perché sono i siciliani che non devono farsi ingannare né dalla Lega e né da nessun altro, perché mentre il Movimento 5 Stelle è non perché sono di parte, ragazzi, ma è così, mentre il Movimento 5 Stelle non deve dare conto a nessuno, e quando agisce solamente perché pensa qual è la scelta migliore da fare per quest'isola, qual è la scelta migliore per fare per i siciliani.
da tutt'altra parte, in tutti gli altri partiti non funziona così, tant'è che Musumeci non è che sceglie di mettere un assessore della Lega così, per caso, perché è chiaro che doveva darlo alla Lega, perché spettava alla Lega, perché i ragionamenti nelle altre forze politiche sono altre. Siamo solamente noi quelli che agiamo senza dover dare conto a nessuno, perché abbiamo le mani libere, e lo diciamo sempre a voce alta. Assolutamente, assolutamente. Indubbiamente. Guardate, ci sono tantissime altre domande. Una domanda ci riporta a quello che diceva prima Roberta sulla legge per i beni culturali. Ce la fa Monica, che ci chiede quando pensate di convocare i rappresentanti delle associazioni culturali. Appena esitiamo il testo, perché naturalmente ci stiamo lavorando in commissione, siamo a metà percorso, appena esiteremo il testo emendato, praticamente, lo sottoporremo al mondo della cultura. Credo che sia doveroso, perché dobbiamo evitare, io ho sempre detto così, per me la cultura è come una tela molto delicata, se viene tirata da una parte e dall'altra rischia di strapparsi, quindi dobbiamo evitare appunto che questo settore tanto delicato possa avere danni anche da un disegno di legge che parte con delle buone intenzioni, che è quello della sburocratizzazione, della semplificazione, però semplificare per diciamo liberare, dare mani libere a chi non fa il bene del nostro patrimonio culturale, io non ci sto. Noi, il Movimento 5 Stelle, non ci sta. Dino, ne approfitto, io una volta che ti abbiamo qui finalmente ospite nella nostra ti tartassiamo di domande, giusto, ne approfittiamo. Senti, ma come viene letta nel resto d'Europa quello che succede qui in Sicilia? Allora, forse dobbiamo chiarirlo a quelli che ci seguono. Questo è un governo regionale che va a tentoni, che va a cercare di sistemare le cose poco per volta, ma con un indirizzo che è sbagliato completamente, che va a sbattere, non c'è stata una riforma, non c'è stata la spesa di tutti i fondi europei. Adesso si arriva al momento dell'emergenza Covid e questi fondi europei vengono riprogrammati, ma abbiamo scoperto, e questa è una bella notizia gustosa, che del 1,6 miliardi messi dentro la legge di stabilità, di cui 1,4 miliardi di fondi europei, alla fine di questi fondi europei disponibili saranno non più della metà. Allora, questa leggerezza che si avverte nell'utilizzo dei fondi europei, questo errori, lentezze che ci sono sempre nel rapporto con i soldi europei, come viene vista in Europa? Vi dico a tutti con molta sincerità, chiaramente in Europa si discute anche spesso di macrosistemi, eccetera, e non tutti in Europa sanno da chi è governata la Sicilia e come. Una cosa invece tutti la sanno e tutti se la chiedono. Siccome la Sicilia è molto ammirata in Europa, viene vista come un paradiso terrestre, no? È famosa per essere quest'isola al centro del Mediterraneo, e poi chi viene magari mangia molto bene, va in posti molto belli, eccetera, è celebre per soprattutto alcune sue località, purtroppo ce ne sono altre bellissime che sono un po' sconosciute, c'è l'Etna, c'è Taormina, c'è l'Eolia, c'è Favignana, ci sono le isole minori, c'è il mare di Palermo, c'è Mondello, c'è la riserva dello Zingaro, ne potrei citare mille, Sciacca, Porto Empedocle, la Scala dei Turchi, potrei stare un'ora come fa Salvini a fare tutto l'elenco, uno, due, tre, quattro, carne, pesce, esatto, e questa cosa invece è molto nota in Europa, no? È molto, anche all'interno del Parlamento Europeo la Sicilia viene vista come quella sorta di gioiello, però come dici giustamente tu, sanno che è gestita male. E ripeto, non sanno chi è Musumeci, magari qualcuno lo sa, insomma, non si chiedono chi è Crocetta o chi è Musumeci, anche perché se lo sapessero saprebbero che sono la stessa identica cosa, anche se si sono presentati con due forze diverse, poi sono uguali. Quella cosa che fa impressione nel resto d'Europa è, dice, ma com'è possibile che in Sicilia non siete tutti ricchi, tutti benestanti, tutti alla grande? Come ci può essere povertà in Sicilia? Perché, ed è una domanda, attenzione, che non è manco banale.
non è per niente banale, perché loro ci vedono come dei fortunati rispetto alla bellezza naturale che abbiamo, alle bellezze storiche e alle potenzialità, oltre alla capacità dei siciliani, perché appunto ho citato la cucina, ma potrei citare anche altre eccellenze, però certamente, diciamo, in alcune eccellenze come il settore enogastronomico siamo veramente delle autorità in tutta Europa. Ecco, loro si chiedono com'è possibile che in Sicilia non ci sia un benessere diffuso e molto grande. E questo è difficile anche da spiegargli. Poi chi è informato fra i miei colleghi sa benissimo che siamo i peggiori rispetto all'utilizzo dei fondi europei, i peggiori, la regione peggiore. Non tutti sanno, ma io sto lavorando a questo in Commissione Agricoltura, che per esempio la PAC, un ettaro in Sicilia, viene pagato un terzo, a volte addirittura un nono, dello stesso ettaro in altre zone o d'Italia, per colpa della conferenza Stato-Regioni, o d'Europa, perché ci sono zone europee in cui un ettaro viene pagato, diciamo, la PAC, spiego a chi non lo sa, la PAC è quel contributo che dà l'Europa per l'agricoltura, i fondi rurali, eccetera, eccetera, cioè una cifra a ettaro per aiutare gli agricoltori. Perché servono questi soldi? Spieghiamole queste cose. Perché oggi ci sono agricoltori, per esempio, zona del grano Raddusa, centro della Sicilia, eccellenza, grano duro di primissima qualità, però costa al contadino magari 21-24 centesimi al chilo e lo deve vendere a 19-20, cioè ci perde, perché il grano canadese che arriva, potremmo aprire un dibattito, insomma, come non dovrebbe arrivare, spesso c'è il rischio che sia anche non sano, che sia inquinato, ne stiamo occupando proprio anche con Iose, siamo andati a vedere una nave che è arrivata al porto di Catania, altre a Pozzallo, altre dappertutto. Ebbene, quel grano, quel contadino, siccome ci va a perdere, campa grazie alla PAC cosiddetta, cioè a un'integrazione al reddito che l'Europa dà per ettaro, ma non è uguale per tutta Europa. Siccome è stata fatta con dei parametri degli anni 50-60, in Sicilia dice tanto l'ettaro rende poco, quindi vi diamo tot euro. In Emilia-Romagna è 3-4 volte superiore, in alcune regioni della Germania eccetera è 9 volte superiore. Allora questo lo dobbiamo impedire. Io sto lavorando a un progetto di legge, ne ho già parlato con il commissario eccetera, affinché un ettaro per la PAC sia un ettaro e sia pagato la stessa cifra. Naturalmente ci abbiamo un'opposizione clamorosa, perché tutti gli altri paesi europei che speculano grazie a questo hanno tutto l'interesse a mantenere questo. Così come sui fondi europei, sappiate che da un lato noi siamo stati pessimi gestori, la nostra regione è stata il collo di bottiglia che ha strozzato tanti siciliani bravi, creativi, che non sono riusciti a prendere i soldi e magari non hanno aperto un'attività. Ma c'è anche il contrario, cioè dei fondi che sono stati pensati, dei bandi che sono stati pensati e scritti per altri tipi di economie, per esempio per grandi latifondi, mentre noi abbiamo tanti piccoli produttori di eccellenza, parlando sempre di agricoltura, ma potrei parlare anche di imprese, noi siamo piccole e medie imprese, l'Italia in particolare il sud, e invece altre zone d'Europa sono enormi imprese con fatturati incredibili e si fanno dei bandi che sembrano fatti apposta per loro. Quindi su questo, così come noi dobbiamo essere più efficienti in Sicilia, noi italiani e siciliani in particolare in Europa dobbiamo farci valere di più, o perlomeno dobbiamo sputtanare, permettetemi il termine, tutte quelle cose dell'Europa che sembrano fatte apposta per penalizzare alcune zone, tra le quali le isole, perché la Sardegna sappiate che sta in condizioni molto simili, per certi versi purtroppo anche peggiori delle nostre, perché essendo più isolati subiscono il ricatto della grande distribuzione, per esempio degli agricoltori lo subiscono persino più dei siciliani. E c'è anche da dire che noi paghiamo anche lo scotto, perché parliamoci chiaro, fino agli anni passati, quando il Movimento 5 Stelle non era in Europa, avevamo dei rappresentanti europei che si andavano a fare la gita e che spesso e volentieri neanche sapevano di cosa stavano parlando, e quindi o addirittura neanche ci andavano, cioè molti non andavano neanche a capire i trattati, a capire le varie diciamo diretti, cioè non sapevano neanche le opportunità che dava l'Europa, neanche esatto, le conoscevano. Esatto. E guarda, ti aggiungo una cosa che non tutti sanno, cioè una delle cose che più ha inciso in negativo sull'agricoltura siciliana è stato l'aver approvato lo zuccheraggio del vino, e su questo sì, c'è un progetto di legge proprio per abolirlo. Cosa significa? In alcune zone d'Europa non c'è sole, quindi l'uva con la quale si fa il vino diciamo non ha un tenore zuccherino più basso, quindi il vino ha una gradazione più bassa. Allora cosa si faceva? Si importava il cosiddetto mosto muto, cioè
invece un mosto più concentrato ad alto contenuto zuccherino che veniva mischiato a quei vini e si importava dalla Sicilia proprio, che invece c'è molto sole, quindi l'uva è più zuccherina, e si importava dalla Sicilia e arrivava a rappresentare una fetta enorme del fatturato delle nostre aziende vitivinicole. Dava lavoro a decine anche di migliaia di persone, per capirci. Ebbene, è stato autorizzato lo zuccheraggio non riportato in etichetta. Significa che vini fatti in Germania, in Danimarca, in alcune zone europee, si possono fare buttando secchiate di zucchero raffinato, zucchero comune, nel succo d'uva che poi diventa vino, e quindi si alza la gradazione. Questo non viene riportato, è un'adulterazione vera e propria, una sofisticazione, non viene riportato in etichetta. Sapete chi ha fatto quella legge? Un europarlamentare siciliano. Cioè il dramma totale, io venni a Trapani a parlarne con i viticoltori siciliani. Il dramma è che la colpa, la responsabilità è di un siciliano di quella legge. Pensa qua, Roberta, a quanto poco si sono interessati della Sicilia alcuni nostri colleghi in passato. E adesso, purtroppo in Europa le cose sono molto lente, vanno lente, però insomma stiamo cercando di, come dire, perlomeno proporre e dirlo a tutto il mondo: noi la legge, la proposta di legge ce l'abbiamo qua. Altri italiani la votate, altri paesi europei la votate, perché poi anche lì in Europa trovare una maggioranza, sappiate, dobbiamo essere onesti intellettualmente, è molto complicato. La lentezza delle, dei regolamenti europei è legata anche al fatto che ci sono interessi trasversali di paesi, quindi geografici, e poi di politica, quindi destra, verdi, sinistra, eccetera, eccetera, per cui bisogna lavorare con molta, come dire, costanza. E soprattutto dobbiamo parlare anche delle nostre eccellenze in agricoltura. Io che ho lavorato per un anno, quasi due anni a Torino, quando ho vinto il concorso nella pubblica amministrazione, voi non ci crederete, io mi portavo le arance siciliane nella valigia, mi portavo alcuni tipi di ortaggi che non trovavo da nessuna parte, perché noi abbiamo delle eccellenze incredibili, è da lì che dobbiamo ripartire. Dino. A proposito di grano, a proposito di grano, io ho fatto una mozione in assemblea regionale per impegnare il governo a istituire una commissione di studio in seguito ai sopralluoghi che abbiamo fatto insieme a Dino, insieme agli dopo gli incontri che abbiamo fatto con i vari agricoltori, quindi stiamo chiedendo di istituire come Movimento 5 Stelle questa commissione. Chiaramente ancora la mozione deve andare in aula, quindi poi vi terremo aggiornati anche su questo. Faremo di tutto per farla andare in aula, questa mozione, sì. Te lo assicuro da capogruppo. Dino, ragazze, io penso che questo è il momento di fargli la domanda a Dino. Vai. Salvini, la stampa, tutti i detrattori ci dicono che abbiamo firmato il MES. No, non lo possiamo più. Paragone. Chiedi. Io faccio sempre l'imitazione di Paragone che ha fatto un video in cui agitava la testa così e diceva: è un golpe, è un golpe, è un golpe. Hanno firmato il MES. 20 marzo, siamo al 20 giugno. Mi pare che esatto. Io ho fatto dei video, anzi, molti di voi li hanno condivisi perché ho fatto una cosa peraltro abbastanza semplice, dico la verità, ci ho messo un paio di giorni, ma non è stato tanto complicato. Ho preso tutte le carte del MES. Allora, il MES è in vigore dal 2011, carte alla mano, se qualcuno l'ha perduto vi mando il link di quei video che ho realizzato, con le carte. Il MES è in vigore dal 2011 in Europa, è stato votato da un governo di cui erano ministri la Meloni, Fitto, la Russa, quindi Fratelli d'Italia, Bossi, Calderoli, Zaia, Baroni e Tremonti, quindi diciamo Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, ancora si chiamavano Popolo della Libertà e Lega, firmato da Tremonti come ministro e da Silvio Berlusconi come presidente del Consiglio. 2011 hanno cambiato il trattato di funzionamento dell'Unione Europea per introdurre questa misura, e per cambiare il trattato di funzionamento, spieghiamolo alle persone che ci guardano, serve l'unanimità, basta che un paese si opponga e non si può cambiare. È chiaro, quindi l'Italia è stata decisiva, Berlusconi, Meloni, Lega e compagnia sono stati decisivi. Cosa prevede il MES? Una rigorosa condizionalità rispetto a dei prestiti, il che significa in soldoni che può arrivare qualcuno e dire: siccome ti ho prestato questi soldi e tu non stai riuscendo a restituirmeli come ti avevo chiesto, sappi che tu, ecco, questa è la carta che ho preso, grazie, ringrazio i nostri collaboratori, anzi i vostri della regione siciliana, che la stanno facendo vedere. Significa,
Rigorosa condizionalità significa che può arrivare qualcuno, la cosiddetta troica, o comunque qualcuno non scelto dagli italiani, non votato dagli italiani, che può dire adesso devi tagliare la sanità pubblica, oppure adesso devi tagliare la scuola, adesso che decide per noi, e noi questo non lo possiamo accettare. Cosa succede? Quello stesso MES è stato votato, poi ratificato in Italia nel 2012, quindi 8 anni fa, ma sempre su una proposta, perché la Lega, la Meloni dice no, io non c'ero, non ho votato, tutte balle, perché la proposta era sempre del ministro Tremonti insieme al ministro Frattini ed è stata votata dal centrodestra. La Lega al momento di votarla in Parlamento non l'ha votata più, nel frattempo c'era il governo Monti, ma hanno votato una proposta di quel governo dove c'erano Fratelli d'Italia e la Lega, oltre che Berlusconi. Italia. Oggi la gente deve sapere quindi che il MES è già in vigore, ma dovrebbe essere l'Italia a richiederlo, e io mi fido molto del presidente Conte e del fatto che non lo richiederà. Però dice, ma perché rinunciare a questi 37 miliardi se hanno detto che non ci sono le condizionalità? Parliamoci chiaro, le condizionalità sono previste dal trattato di funzionamento, quindi ci sono. Potrebbero non chiedertele subito per emergenza Covid e chiedertele dopo, ma è la stessa cosa. Allora, o si cambia il trattato, esatto. Okay? E allora non ci sono le condizionalità, allora è un altro discorso. O si prendono i soldi del MES e si mettono da un'altra parte, e allora è un altro discorso ancora. Ma al momento l'idea che ci diano questi soldi sempre a prestito, con rischio che poi ci possono dire noi dove tagliare, no, cioè tagliare, limitare la nostra sovranità, a me non sta bene. Tutti noi in Europa, perché poi qualcuno ha detto, ah, ma in Europa quelli che erano contro il MES sono stati puniti. No, ragazzi, non c'entra assolutamente nulla, non è andata così. Se c'è una cosa in cui siamo tutti e 14 d'accordo è che siamo sempre stati tutti e 14 contro il MES. È chiaro, poi ognuno ha le sue opinioni anche su altre cose, ma sul MES siamo tutti uniti. Sappiamo bene che essendo nel trattato c'è il rischio che ci limiti la nostra sovranità, e non è giusto. La gente, diciamo, delega noi, a noi italiani, a fare governo, opposizione, quello che è, ma gli italiani votano per quelli che devono decidere in Italia. L'Europa non può permettere, perché poi in Grecia quello che è successo è esattamente questo. Siccome la Grecia non restituiva quei soldi, sono stati altri a imporre alla Grecia come doveva essere governata. Per questo siamo contro il MES, non è che siamo contro il MES perché non ci piace il nome, sia chiaro, perché sappiamo che abbiamo dei rischi rispetto alla nostra sovranità, alla nostra democrazia interna, cosa che a noi non sta bene. Grazie Dino, veramente era necessario un chiarimento di questo. Però io a proposito di questo, un'altra domanda cattiva la devo fare a Dino, vediamo se lui ci apre un pochettino gli orizzonti. Perché ci sono delle trasmissioni, diciamo, che parlano di politica, dove invitano degli esponenti politici e tutti quanti sono a favore di questo MES. Perché tutti spingono l'Italia per forza a firmare questo trattato? Questa linea. Tu non ci crederai, ma ti darò una risposta che ti sembrerà strana. E chiedo a tutti voi, a tutti quelli che ci guardano, perché in Italia si continua, scusate c'è un'ambulanza, spero che non sia, aspettiamo un istante che c'è un'ambulanza che passa, sono in... Allora, perché in Italia si continua a raccontare in TV, sui giornali, anche sui giornali importanti come... che Luigi Di Maio faceva il bibitaro, che non è vero, non ci sarebbe niente male, non l'ha mai fatto, Luigi Di Maio non ha mai venduto bibite allo Stadio San Paolo, non è vera questa cosa, si racconta, però ormai è data per assodata, dice ma che c'entra col MES? C'entra. Allora, perché c'entra? Perché in Italia quando il sistema della comunicazione vuole raccontare una balla, una cosa falsa, ora purtroppo stanno parlando dei milioni di euro dal Venezuela che non abbiamo, come sapete voi benissimo, mai ricevuto, Gianroberto che ci ha fatto restituire i soldi che ci impone, cioè se pigliava 3 milioni di euro dal Venezuela, c'è cioè una cosa che non sta nel terra, però purtroppo lo dicono, l'ha detto anche Calenda, il nostro collega, al TG2, quindi poi la gente ci può pure credere. Allora, il desiderio di invitare persone che raccontino una balla sul MES è legato, secondo me, ma questa è una mia opinione, sicuramente c'è il desiderio di imporre un falso come se fosse vero. Anche per questo ho fatto due esempi di cose diverse, ma che hanno la stessa dinamica, e alcune sono passate, perché questa cosa di Gigi Bibitaro se la porterà dietro tutta la vita, anche se non è vera, e ormai è così.
capisci? Ecco, purtroppo un falso è diventato realtà, per fortuna è una cavolata, però è importante capire il meccanismo. Allora, esatto. Lì il meccanismo è, primo, secondo me da un lato vogliono, come dire, attaccare il Movimento 5 Stelle dicendo sono quelli che vogliono toglierci la sovranità, proprio quello che ho spiegato prima, no? Se noi accettassimo il MES rischieremmo, poi non è detto, però rischieremmo di avere una limitazione di sovranità, per questo siamo contrari. Dall'altro lato io credo sempre che ci sono degli appetiti da parte delle antiche forze che in Italia erano abituate a fare il bello e il cattivo tempo con i soldi pubblici. È la stessa ragione, Roberta, per cui Confindustria attacca Conte, non soltanto Confindustria, molti grandi giornali, molte grandi emittenti televisive, alcuni importanti esponenti anche della RAI, no? Sono pagati con soldi pubblici, dovrebbero avere, quindi fare gli arbitri, essere oggettivi, invece hanno una fissa contro Conte. Perché? Perché se arrivano questi soldi del MES e magari per questo c'è una crisi di governo e il sogno di molti si realizza, cioè che Conte va a casa e arriva un pupo, esatto, dei poteri forti, diciamo, il governo tecnico, che era stato il governo Monti, stessa cosa del governo Monti. Allora, esatto, quelli che gestivano, sono abituati a gestire soldi pubblici in maniera poco trasparente, avrebbero via libera. Esatto. Ed è triste dire questo, però vi ricordo che c'è stato un imprenditore in Italia che quando ci fu il terremoto dell'Aquila disse al telefono, io stavo ridendo quando alle 3 di notte, quando ho sentito che c'era il terremoto, sono morte pure diverse persone, studenti, una cosa di una tristezza totale, e uno ha detto stavo ridendo, perché è infame dire questa cosa, però quello l'ha detta, quindi va ricordato. Perché ha detto stavo ridendo? Perché sapeva che avrebbe preso gli appalti. Prima ancora che si stanziassero i soldi, già quello sapeva che avrebbe preso dei soldi pubblici per quegli appalti, perché era legato a una vecchia politica. Siccome Conte, un po' come ha fatto anche Virginia Raggi a Roma, sta eliminando queste dinamiche, sta facendo una grande fatica, perché è inutile negare che queste dinamiche erano molto, come dire, incistate, molto stabili nella politica italiana. Uno come Conte, che vuole più trasparenza, che quindi impedisce ai prenditori, come vengono chiamati, di fare quello che facevano prima, è molto mal visto. E allora si usa il MES per far cadere Conte e per magari poi gestire questo, magari accettarlo davvero questo MES e gestire quei soldi in quel modo. E è una cosa sulla quale dobbiamo riflettere come cittadini, al di là del fatto di essere portavoce. Grazie Dino. Una cosa, mi ispira l'immagine che ha Jose dietro di sé. È l'isolotto Brancati in quel di Marzamemi. Però Jose, da catanese come te, qualche giorno fa è stata anche su un'altra spiaggia, alla Playa di Catania. E ce la racconti velocemente cosa è successo in quella spiaggia? Sì, siamo stati insieme a Gianina Ciancio, che è un'altra nostra collega della Assemblea Regione Siciliana. Siamo andati decine e decine di biciclette, con decine e decine di persone in biciclette. Il titolo di questo evento era Liberiamo Catania. Liberiamo Catania da cosa? Liberiamo Catania dal cemento e dalla possibilità di e permettiamo ai cittadini di accedere alle spiagge in maniera libera. Noi abbiamo percorso chilometri e chilometri alla playa e, come sapete, alla playa ci sono tutti quanti i lidi dove chiaramente devi pagare un ingresso e poi accedere alla spiaggia. A mare. Ecco, in tantissimi paesi d'Europa non funziona così. In tantissimi paesi d'Europa tu vai, arrivi in spiaggia, accedi liberamente, e così dovrebbe essere anche a Catania, e poi paghi i servizi, paghi la sdraio, paghi l'ombrellone, vai al ristorante, pranzi. A Catania, dopo praticamente 4 chilometri, partendo proprio dalla fine, abbiamo trovato un primo accesso libero, e non è pensabile perché chiaramente parliamo di demanio pubblico e i catanesi vanno lì e non hanno la possibilità di accedere in maniera libera alla spiaggia. Quindi abbiamo dato questo titolo, liberiamo la playa, per questo motivo. È stata anche un'occasione per andare in bicicletta, di promuovere un po' quello che è la mobilità green. Devo dire che gli automobilisti erano tutti impazziti, perché hanno urlato, ci hanno gridato, addirittura uno si è fermato scendendo dalla macchina per fare casino e tipo a iniziare a litigare, perché non sono abituato, perché voleva superare, impazzi, quindi non c'è la cultura, non c'è l'abitudine di vedere le biciclette per strada. È chiaro che
le strade, la nostra struttura, le strade non sono pensate per i ciclisti, cioè non sono pensate come città che abbiamo in Nord Europa, dove chiaramente le strade sono progettate prima per i ciclisti e poi forse e poi per le automobili. Comunque da noi chiaramente non c'è la possibilità. In Olanda, per esempio, cioè, i ciclisti dominano la strada, cioè dominano sulle automobili e sui pedoni. E chiaramente in Olanda ci sono le strutture e le strade pensate per quello. Da noi chiaramente non c'è questa cultura, ma la sensibilità davvero ancora neanche. Cioè non ci sono le istituzioni ancora e i governi, le amministrazioni comunali ancora sono in alto mare, ma devo dire che dall'atteggiamento che hanno avuto le persone non c'è davvero ancora sensibilità in questo senso, quindi dobbiamo fare davvero un grande lavoro. Ora il governo, a proposito, c'è anche l'eco bonus, diciamo, hanno, questa la storia dell'eco bonus è un fatto che fa capire che quando le istituzioni attuano le misure in un senso i cittadini rispondono. Intanto però hanno svaligiato tutti i negozi, non so se però perché se... Detto, non ne trovo più biciclette, voglio il monopattino, non lo trovo. Però io ti devo dire che Palermo batte Catania 1-0, perché noi in chiave di derby ci siamo occupati di liberare Mondello e le cabine già 5 anni fa. Abbiamo fatto questa battaglia, però ti devo dire, ahimè, anche a Palermo, sai chi è che ha liberato Mondello dalle cabine? Il Covid. Lo ha liberato il Covid, non l'amministrazione comunale. È riuscita l'emergenza a liberare finalmente anche Mondello dalle cabine. E noi da lì dobbiamo ripartire. Siamo arrivati ad 1 ora e 1 minuto di diretta, è volata. Grazie a voi, è volata, però magari la ripetiamo, magari su altri argomenti, vediamo. Un giro veloce di saluti. Io volevo salutare tutti, pensavo, insomma, Iose è di Catania come me, ho visto il mare dietro, mi sono posto al volo, pensavo fosse ad Amitreto, davanti all'isola alla Chiesa, invece proprio davanti al Brancati. Ricordiamo che quello sotto Brancati, perché c'è la famiglia di Vitaliano, del grande scrittore Vitaliano Brancati, e l'altro giorno sono stato a Siculiana e poi a Porto Empedocle, dove ho incontrato anche la sindaca, insomma, dotato degli artisti, e poi c'è quel bell'ingresso su Agrigento, patria di Pirandello, Camilleri, Tomasi di Lampedusa, insomma, abbiamo, come dire, anche una storia importante da quel punto di vista. E dico queste cose perché dobbiamo ricordarci del turismo, dell'importanza del turismo dei nostri luoghi. C'è il bonus vacanze, c'è, come dire, la voglia di ripartire, ci sono gli stagionali a cui abbiamo dato una mano e dobbiamo ancora dare una mano, perché rischiano veramente di essere più penalizzati di tutti, però invito tutti quest'estate, se anche riescono a vogliono, visto che ci seguono anche da altre parti d'Italia, anche qualcuno dall'estero, venite in Sicilia, e chi è siciliano giri magari nelle altre province, perché c'è davvero un mondo da scoprire. Anche noi che siamo siciliani sappiatelo che non la conosciamo tutta, perché per girarla tutta non basta una vita, ci sono posti meravigliosi in tutte le nostre province, sia di mare che di montagna, che di c'è Cava Grande sul Castibile, per dire un posto, un fiume meraviglioso con le cascate, cioè abbiamo in ogni zona delle bellezze, e dobbiamo aiutare il nostro turismo, questo vale per tutta Italia naturalmente, perché non abbiamo nulla da invidiare, anzi io mi auguro che l'emergenza Covid, che ha fatto tanti danni, faccia anche qualcosa di buono, cioè ci faccia cambiare passo rispetto a certe attività. L'Italia potrebbe essere la numero uno del mondo per tutto, rispetto ai suoi beni culturali, artistici e naturali, eppure non lo siamo, perché non abbiamo mai gestito in un certo modo il nostro turismo. È spesso stato messo addirittura a volte. Dove lo mettiamo? Nel Ministero dell'Agricoltura, in quello dei beni culturali, lo mettiamo qui, quasi come una palla che viene passata. No, ricominciamo da zero adesso che c'è stata questa emergenza, e curiamo di più, perché poi questi posti meravigliosi, tanti italiani manco sanno che esistono, che c'è l'isolotto Brancati, la gente, Marzamenti, non sa che esistono, e puoi mangiare i panini con la buzzonaglia di tonno lì a 2 euro, la gente non sa cosa si perde.
Esatto. Un'altra cosa, perché Dino ha parlato degli stagionali, dove sappiamo che la nostra ministra già sta intervenendo a livello nazionale, facendo arrivare i bonus. Ma ci sono delle nuove cose. Delle novità, però io volevo dire che a livello regionale c'è stato un emendamento in finanziaria per gli stagionali, sono stati stanziati una linea, è stata stanziata un finanziamento per gli stagionali, però non abbiamo visto ancora nulla dal governo Musumeci. Ed ecco perché ho chiesto un'audizione urgente, perché ho ricevuto tantissimi messaggi da parte degli stagionali, quindi voglio mandare questo messaggio a casa. E ho chiesto un'audizione urgente tra l'assessore Scavone e l'assessore Turano, perché anche in questo non si sa di chi è adesso la competenza per pensare agli stagionali siciliani, anche perché la linea di finanziamento in finanziaria è, diciamo, sono risorse che sono extra regionali, è il POC, sono linee, diciamo, sono risorse POC, per cui, come sapete, sono soggette ad un accordo tra Stato ed Europa, perché si devono rimodulare questi finanziamenti. Quindi abbiamo chiesto l'audizione, vi farò sapere a breve. Approfitto di questo. Chiudo io con la panoramica, Giorgio. No, aspetta, volevo dire due cose per chiusura. Sui temi del lavoro, introdotti da Roberta con questo argomento sulla cassa integrazione, sull'avviso 22 e su altri temi importanti, predisporremo un'altra diretta multipla come questa, proprio per illustrare ai nostri siciliani tutto ciò che avviene, a che punto siamo fermi. E con la bellissima immagine che ci fornisce, ragazzi, vi faccio vedere il tramonto, guarda dei colori del tramonto. Io ho dimenticato, scusate, perché sono nella testa, ho dimenticato Sciascia fra gli scrittori agrigentini, poi mi riprovano, eppure Sciascia era calmuto, anzi vi invito ad andare alla casa, alla fondazione, che è molto bella. Grazie, ragazzi, da Marzanemi è tutto. Magari organizziamo un tour, Dino, in Sicilia. Organizziamo un tour turistico culturale. Abbiamo Berga, Brancati, ce n'abbiamo. Ci fai tu da Cicerone. Grandissimi personaggi, dalla storia, Lentini, Protagora, dalla Magna Grecia a oggi, a Camilleri, che insomma era vivo fino a qualche mese fa. Diciamo che non ci possiamo lamentare per quel che riguarda gli scrittori e per tutto il resto. Quindi grazie di questa diretta, grazie di averci seguito, grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie Roberto, ciao a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie Dino. Ciao ragazzi a casa, ho visto un sacco di saluti, Sergio, Benny, ho avuto un sacco di saluti, ciao a tutti. Ciao a tutti quelli che ci hanno seguito, ciao. Ciao a tutti, a presto.